Patti, Patti, bravo. Vieni, vieni, Patti, ciao, 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 eccola qui, e guardate, la nuova Patti Bravo. È stato gentilissimo, ecco, mi ha allungato i tempi. Ho allungato i tempi, Patti, se tu sapessi quanto ho dovuto sudare qui, perché purtroppo lo so che tu sei stata gentile, arrivi da Roma. Mi hai incontrato. Ma dovevi venire prima, purtroppo, ma hai avuto dei problemi, sciopere, comunque sei arrivato. Sciopere. Senti, guardate, ecco, un primissimo piano bisogna fare. Eri già bionda, ma adesso sei ancora più bionda, direi. Sì, ma tu sei abbronzato. Io sono abbronzato perché vado in montagna. Sole è bello, ma poi sai, in California magari non sempre c'è il sole che noi abbiamo in montagna. Vuoi guardare dentro la telecamera? Ecco, guarda dentro la telecamera. Guardate gli occhi della Patti Pravo. Ecco, io avevo letto sul giornale, occhi spenti, la Patti Pravo sta morendo, la Patti Bravo è non finita. Non aveva gli occhiali, ecco. No, no, quelli che scrivevano queste cose purtroppo, mentre invece come vedete è in grandissima forma. Ti trovo un po' più magra, devo dire, sei dimagrita un pochettino. Ancora? Sì, un po' più magra di quando ti avevo visto l'ultima volta. Ecco, senti Patti, da quanti anni sei negli Stati Uniti adesso? Ho 2 e mezzo, 3. Due anni e mezzo, 3 anni. Ecco, dunque tu sei andata in America, adesso possiamo ricordarlo ancora una volta, così perché volevi fare un'esperienza particolare, eri stanca dell'Italia, cercavi nuove idee musicali, per quale ragione? Veramente penso che ci voglia un break, e poi è abbastanza noioso sentirsi ripetere che uno è ammalato, drogato, ecco, morto, quando non lo eri. Ecco, e allora avevi deciso di andartene perché volevi uscire, quanto gli altri potessero. Volevi uscire dall'ambiente, eri stufa di sentire tutte queste cose. Ti sei trovata bene negli Stati Uniti? Molto. Hai fatto amicizie, c'hai una casa, cos'hai, una villa? No, a Beverly Hills magari? No, no, vivo in San Francisco, ma San Francisco. Ah, San Francisco abiti allora, non a Los Angeles. San Francisco che è bellissimo, San Francisco. Dove oltretutto ci sono anche... Venezia, tra l'altro. Che ricorda molto Venezia, e poi c'è anche una bella atmosfera, direi, molto bella, sana, italiana, vero, a un certo livello culturale notevole. Ecco. San Francisco è una città molto bella e molto importante. Senti, durante questi anni so che hai fatto anche un film, se non sbaglio. Ho preparato un film, sto lavorando. Ecco, è il film che tu vorresti fare? Sì. Quando lo farai? Qui in Italia o in America? Ho fatto in America, in Italia, Venezia, in Inghilterra. Ho capito, quindi questo è il tuo grande sogno. Poi per quanto riguarda la musica, ti sei esibita anche negli Stati Uniti qualche volta? Ho lavorato, no. Hai semplicemente lavorato, scritto, composto? Ecco. Hai fatto semplicemente esperienza e hai voluto imparare tante cose, senza volerti offendere, ma in America si possono imparare tante cose. Tu, ecco, penso che tu sei di scuola americana. Beh, anch'io ho imparato molto e poi l'ho messo in pratica qui. Comunque volevo dire, ragazzi, io ho allungato adesso il discorso perché so che volevate fare delle fotografie, però adesso la nostra Patti deve cantare, per cui noi vogliamo presentare ai nostri amici ascoltatori la Patti Pravo che è ritornata. Ecco, hai visto, ti dicono che sei bellissima, proprio di nuovo la ragazza copertina come tanti anni fa. Io mi ricordo, io mi ricordo ancora, direi 10 anni fa, quando eri la ragazza del Piper, che venissi in una mia trasmissione, eri bella rotondetta, e ti avevo intervistato nell'altro angolo del nostro studio. Adesso siamo qua, la prossima volta ci metteremo, l'altra volta ci metteremo. Faremo un triangolo. Senti Patti, che cos'è che vogliamo cantare di questo bel long playing che hai preparato? Che deve essere lanciato. Je ne sais pas? No, che devi sceglierne una. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Io non lo so. Oh, io non lo so. Non ecco. Je ne sais pas. Che è il titolo? Ecco, benissimo. Che è il titolo di questo. Ecco, va bene. Ok. Allora, amici ascoltatori, ecco qua la Patti Pravo, nuova maniera, appena rientrata dagli Stati Uniti, che per la prima volta si presenta al nostro pubblico televisivo. Je ne sais pas, canta Patti Pravo. Forza Patti.